L'Italia ha fortemente bisogno di liberalizzazione del sistema fiscale, questo vale per le imprese e vale per i contribuenti. Noi abbiamo usato per la prima volta nell'indice delle liberalizzazioni il fisco come criterio per vedere il grado di liberalizzazione di un paese. La chiave che abbiamo usato è questa: quando un paese risente di una pressione fiscale molto forte e soprattutto quando i contribuenti, siano essi persone fisiche che imprese, devono rispettare complessi meccanismi di compliance per pagare le tasse, ci sono di fatto enormi barriere all'ingresso, si riducono gli investimenti e si riduce l'attrattività del paese per gli investitori esteri ma anche per quelli interni, e per quanto riguarda le persone fisiche si riduce lo spazio di libertà. Se devo pagare molte tasse non posso usare quelle risorse per mandare i miei figli in una scuola privata, non posso usare quelle risorse per scegliermi la sanità che voglio, quella privata piuttosto che quella pubblica. Per quanto riguarda le imprese, l'elevata tassazione rappresenta una barriera d'ingresso che favorisce chi in un mercato c'è già rispetto a chi non c'è, che scoraggia. Quando poi lo Stato intermedia molte delle risorse dell'economia, cioè per le imprese, tassa molto e cerca di usare queste risorse come sussidi settorialmente, quindi favorisce un settore piuttosto che un altro, distorce la libera competizione, perché fa sì che gli imprenditori non si dedichino al loro core business, ma utilizzino le loro risorse, la loro intelligenza per pagare meno tasse, per ricevere i contributi o quei sussidi. In fondo la liberalizzazione per via fiscale è la grande liberalizzazione di cui ha bisogno questo paese, visti i numeri. Noi abbiamo preso come riferimento la Gran Bretagna, che ci sembra tra i grandi paesi europei quello più simile da un punto di vista demografico, strutturale, e contemporaneamente quello più liberalizzato, e ci siamo resi conto che il livello di liberalizzazione del nostro paese è appena superiore al 50%. Siamo al 52%. Abbiamo fatto i conti anche rispetto all'anno scorso e di fatto da questo punto di vista l'Italia è ferma. Eravamo al 51%, siamo passati al 52%. Aspettiamo nei prossimi anni di capire se le promesse che vengono da tutto l'arco costituzionale di riduzione della pressione fiscale, di semplificazione dei meccanismi di pagamento potranno davvero portare ad una maggiore liberalizzazione, ad una maggiore apertura quindi del mercato rispetto al fisco. Ci sono tante promesse, ma non sembra esserci il coraggio necessario.